Questo video è in collaborazione con NordVPN. Un'ultima cosa, questa cosa... Sì. No! Non l'avevo vista! Benvenuti ad una nuova sfida epica. E dico epica non perché lo sia davvero, ma perché l'ha scritta Conrad e quindi non cosa può cavolo essere c'è? Certo, vabbè, ora mi aspetto una sfida epica, Conrad. Spero che questa sia una sfida altrettanto epica. Io vi do la descrizione del personaggio di un anime e voi dovete disegnarlo. Solo che questo anime non è inventato, è un anime che effettivamente esiste, ma in Italia è introvabile. Non c'è su nessuna piattaforma streaming, quindi molto probabilmente non lo conoscerete e c'è solo all'estero. Va bene, direi che possiamo cominciare con la prima manche. Vai, prima manche. Vi descriverò cos'è il personaggio che state disegnando e poi inizierò a descriverlo fisicamente e vediamo poi chi si avvicina di più al personaggio originale che vedrete al termine della manche. Ok. Il personaggio della prima manche che dovete disegnare si chiama Hozuki. L'inferno è una burocrazia e gli affari vanno a gonfie vele grazie a Hozuki, vice capo del re degli inferi, che trascorre le sue giornate a risolvere i problemi dell'inferno con logica e imparzialità. È il Light Yagami dell'inferno. Sì. 10 minuti? 3, 2, 1... Allora, è un uomo in piedi, abbastanza alto e snello, ha indosso un kimono. Conrad è già oltre il livello della nostra velocità. C'è una corda che lo lega ai fianchi. Ai piedi ha i tipici sandalini giapponesi. Che belli! Sembrano più delle ciabatte da mare. Ha un cornino in testa, proprio sulla fronte, e dei capelli corti, neri, che gli arrivano fino al mento. Ma state facendo tutto senza separare, tra l'altro? Siete solo... Oh no! È stato rapito! Francesca, non ci provare! Guarda, richiede un livello di concentrazione, comunque star dietro la descrizione, che non hai tempo di guardare cosa sta facendo l'altro. Ha delle orecchiette un po' a punta, il volto è molto corrucciato, ha delle sopracciglia a triangolino, sembra molto arrabbiato, ma con la bocca chiusa. Con una mano sta tenendo una pipetta con cui fuma e con l'altra mano sta tenendo tipo una mazza da baseball, però chiodata. Ha troppi elementi, aspetta. Beh, sono finiti i dettagli. E sono finiti anche i minuti, stop! Due minuti e 45. Ma è pochissimo tempo. Lo so. Mamma mia, è orribile. Se ti può consolare, anche il mio lo è. Sai cosa mi ricorda il mio Hozuki? Shinji! A 11 sub parte il primo imprevisto. Fermatevi! Sì. Pet infernale. Hozuki ha un fedele compagno, Shiro, un cane molto energico che dilania chiunque in vita fosse aggressivo contro gli animali. Avete 3 minuti aggiuntivi per disegnare anche lui. Aggiungiamo quindi 3 minuti, diventano 4 minuti e 8. Questo cane ha tipo un fiocco al collo e sulla schiena, che però è tipo una corda di quelle giapponesi. È carino, ma appena apri la bocca e si vedono i dentini può essere un pochino meno carino. Stop, stoppete. 3, 2, 1. Ma cos'è sta roba? Cos'è questa roba? Ti piace? A te non piace? Cane è orribile, è la cosa più deforme. Oh. Che io vengo a giudicare i tuoi disegni in maniera così negativa? No, ma il disegno mi piace, ma è il cane che è deforme. È proprio la fisionomia del cane che è qualcosa che non va. Il personaggio è molto bello. Ma cosa è molto bello? Quanto questa mano? Ma questa! Oh, la stessa condizione. A parte sono completamente speculari. Pure il cane l'abbiamo messo dalla parte opposta. Un'ultima cosa, questa cosa... Sì. No! Non l'avevo vista! Posso commentare il tuo? Sì. Mi piace. Grazie. Mi piace il fatto che il cane è venuto carino. Ho visto i tuoi disegni dove ci hai messo di più venirti peggio. Grazie. Ora voglio vedere lo sto personaggio. Vogliamo svelarlo? E allora, come potete vedere, la sagoma è questa. E il vero disegno è questo qui. Oh. 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 No, hai guardato l'unica cosa che non aveva senso dire. Oh, cavolo, ma sto cane è bruttissimo. No. È brutto quasi quanto il mio. No.
Sapevo che saresti arrivato lì. Disegno cani per 30 giorni. 30 giorni buttati. L'anime si chiama Hozuki Cool Headedness. Il nome originale è Hozuki no Reitetsu. Valutate sti disegni. Allora, Francesca. Per Rick. Io aggiungerò Francesca. Piu 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 piu. E Riccardo. Piu 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 piu. Dai, credevo di meno. Francesca, il cane è molto meglio. Alcuni dettagli che sono venuti meglio, tipo i due cosi sul manico della spada, sono più simili, più grandi e anche più dettagliati. Invece Riccardo, i piedi con i sandalini che avevo detto, che Francesca non ha fatto. Il fumo, quello di Francesca, è tutto nero. Tu hai fatto i ghirigori che gli dà un po' l'effetto magico che c'è anche nel disegno base. Conrad è esperto di fumo magico qui. Basta ogni volta! E allora seconda manche? Seconda manche. Il personaggio in questione si chiama Tama. Tama è una ragazza particolare, dato che vive all'interno di una carta da gioco magica. Grazie alle sue doti magiche dovrà combattere per il bene della ragazza che controlla il suo mazzo e per la sua stessa libertà. Quindi è tipo un mostro di Yu-Gi-Oh! Strega... Maga nera. Ragazza maga nera. Separino. Faccio partire il timer da quando inizia lui. Letizia è una loli, quindi è tipo una ragazzina, sembra molto giovane. Ha degli aspetti angelici, degli stivali con delle alette, dei capelli con tipo i codini, sembrano delle ali. Ha un vestito, le cui maniche sono lunghe e anche quelle somigliano un po' alle ali. Quanto è lungo il vestito? Le arriva prima delle ginocchia, però le maniche sono lunghe. Ha un aspetto felice. Ma anche agguerrita, è pronta a combattere. Ha la frangetta divisa in tre. Cos'è una loli? Loli sono i personaggi anime che sono o tipo bambini o che sembrano dei bambini. Ma dai! Ma ve l'ho detto all'inizio! Ma parla umano! Parla umano! Non sto male! Three, two, one. Cacchio, tu hai fatto una cosa intelligente. Hai colorato la punta delle piume. No, ho fatto la carta. Eh sì, è vero. Questa è la cosa intelligente, quella su cui puntavo. Il tuo c'ha lo stile un po' da Cartoon Network, K2. I capelli stavo pensando a Magica Doremi. È vero. Carino comunque il tuo. Hai fatto bene a fare la carta, mannaggia. Ha delle vibes da indiano, perché le piume, infatti, anche il vestito. Sinceramente, considerando che è una... loli. Mi fa strano questo punto dove sembra che c'è un buco nel vestito e quindi mi verrebbe da censurarlo. È una scollatura un pochino. Non è una scollatura, è un parapetto. Una pettorina. E allora, imprevisto. Trama sconosciuta. Ora che avete concluso, descriveteci lo svolgimento di trama dell'anime che avete già disegnato. Chi si avvicinerà di più alla trama reale otterrà punti bonus. In questo anime, Tama è... No, veramente non mi viene in mente nulla. Perché sono andata per prima? L'obiettivo della proprietaria di Tama è quello di diventare la più brava giocatrice di carte. Chi riuscirà a diventare il più bravo sarà l'unico a cui sarà risparmiata la vita. Questa è la trama. Hunger Games di carte. Invece io... c'è questa tizia che ha quindi questa carta con Tama, ma è tipo la più scrausa di tutte, ma in realtà inserisci ha un potere... drama di anime generico. In realtà ha un potere dentro straordinario. Un potere straordinario. Ma plot twist, deve lottare per fare in modo di salvare qualcuno. Conrad. L'anime si chiama Wixos. Si incentra su questa ragazza che trova questa carta con una ragazza che parla e che è effettivamente Tama. E quindi sarà inserita a forza in questo gioco in cui tutte queste posseditrici di carte e queste carte dovranno combattere tra di loro per realizzare il loro più oscuro desiderio. Una persona, se perde tre volte, perde la carta e la sua vita verrà rovinata. Non è molto distante da quello che ho detto. Secondo me questo anime non è come lo sta dicendo lui. Chi può smentirmi? Tanto in Italia non si può vedere. È vero! Quello che sta dicendo Conrad sarà la verità. Avete mai visto un anime in cui vampiri spaziali combattono nazisti spaziali a bordo di robot spaziali creati da maghi spaziali nello spazio? Si chiama Kakumeki Valbrave. E non potete mai sapere se sto dicendo la verità, perché siete in Italia. A meno che non usiate NordVPN, lo sponsor di questo video. Finalmente non dovremo mai più fidarci di quello che ci dice Conrad. Ma cliccando su uno dei tantissimi server in tutto il mondo possiamo nascondere il nostro indirizzo IP per apparire anonimi su fino a 6 dispositivi. E così accedere anche a cataloghi di film e serie TV altrimenti non disponibili in Italia. Per non parlare di quell'anime in cui due orsi si trasformano in due ragazze che iniziano una relazione con un'ultima ragazza che odia gli orsi.
Quindi cliccate sul link in descrizione oppure andate su nordvpn.com/fraffnord per uno sconto sul pacchetto cyber security più un anti-malware gratuito con 30 giorni di soddisfatti rimborsati. E ora... torniamo alla sfida. Allora, la sagoma è questa. Sembra un Evangelion. In realtà, altera non è che questa ragazza qui. Ok, non è proprio un cuore. È un c***o, mi sembra. Va bene, allora date pure i voti. Da Francesca do più 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 più. Mentre a Rick più 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 più. Mi sembra che quello di Rick ci assomigli di più. Vedi che quando dai punti a caso qualcosa si... Dai tu, Con. Più 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 più. Finito. Che brividi. Boom. 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 Spiegazione velocissima. Francesca, mi piacciono di più come hai fatto le ali degli stivali. Per tutto il resto più o meno ci sta. Ma Riccardo ha fatto la carta e l'espressione del personaggio è più simile. Beh, procediamo. Manche numero 3. I personaggi si chiamano Pandi e Retro. Pandi è una ragazza e Retro è un ragazzo. Pandi e Retro. Il retro di Pandi. Privi di ogni ricordo, vengono arrestati e diventano prigionieri di un famoso e violento penitenziario. Armati da cima a fondo con armi da fuoco, la loro fuga dalla prigione non sarà semplice. E allora, 3, 2, 1, Con, vai. Donna, Pandi. Sarà tipo sui 20-25 anni, ha degli abiti abbastanza casual, sono entrambi in piedi. Lei ha un ciuffo molto spigoloso che fa zigo-zago davanti alla faccia, tipo così, così. E il resto dei capelli sollegati indietro in una coda, ha tipo le labbra molto grosse, probabilmente per il rossetto, gli occhi, a parte che sono di due colori diversi, ma ha tipo una voglia enorme attorno a un occhio che la fa sembrare un panda. Con, io direi di partire con l'uomo. È un uomo che ha la testa che è letteralmente una televisione, con dietro dei cavi che escono dalla televisione, e letteralmente sullo schermo c'è la sua faccia che è molto cartunesca. È una TV tipo a tubo catodico o è una TV piatta? È tipo a tubo, sì. A tubo, sì. Mancano 3 minuti, facciamo un bel imprevisto. Pure. Esplosione di colori. Incorporate i colori dentro i vostri disegni. Certo, avete certamente 3 minuti in più di tempo. Certamente, in 3 minuti colora. Stop ragazzi, stop. 3, 2, 1. Bello, ti piace? Ma è un reggiseno sopra la maglia. Ma non è questo un top? Questo è quello che ho capito. Ma perché lui è così? Ma io non c'ho tempo di disegnare. Io non c'ho tempo di disegnare. Sì. Comunque, allora, il tuo personaggio mi piace un botto, quello che hai fatto. Questo, vero? Sì, intendevo lui. Mi piace il fatto che hai fatto le ombre e non i contorni. Comunque potete vedere anche le sagome adesso. Cavolo, sembrano carini come stile. Vai. Il titolo è Dead Leaves. È un film animato giapponese con lo stile molto poco giapponese. Il reale aspetto di questi due ragazzi è questo qui. Bello! Ma tu sapevi che aveva i capelli grigi? Sì, l'ha detto. Ah. Sì, praticamente io ho fatto quello, però poi ho riempito dentro nel ciuffo. Non avevo inteso in che senso era zigzag così, ora ho capito. Non riesco a fare due cose contemporaneamente, o t'ascolto o disegno. Ci sono alcuni dettagli che Riccardo ha messo che tu non hai messo, tipo l'orologino su lui. Senti questo? Diamo sti voti. Francesca più 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 più. Riccardo più 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 più. Pari. Perché a Rick mi piace di più la similitudine che ha fatto, insomma, i capelli grigi, mi piace più come ha rappresentato lei, e Francesca mi piace di più come ha rappresentato lui. Per me sarà molto diverso. Per Francesca più 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 più. E per Riccardo più 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 più. Perché per Riccardo voglio aggiungere dei dettagli, che il colore dei capelli, l'orologino, anche se è fatto un po' così, però c'era. E invece Francesca ha fatto molto più simile il personaggio maschile, le espressioni dei personaggi sono più simili ai leggings, in questo caso alcuni dettagli Rick, per il resto il disegno complessivo Francesca. Accetterò questa votazione. Procediamo con la quarta. Quarta manche. Ah, my beloved. Questo anime l'ho visto e vi farò disegnare uno dei miei personaggi preferiti. Il personaggio si chiama Megumi. Megumi ama la città, la moda e la vita altolocata e detesta la vita di campagna e il luogo in cui vive, un remoto e tranquillo paesino. Il sospetto e il suo carattere si sono plasmati con la speranza di riuscire a raggiungere un territorio mondano che però non raggiungerà mai. Inizio a descrivere. Spread.
Ok. E allora 3, 2, 1, vai con. Allora, è molto alta, molto snella, capelli rosa, un po' scompigliati, con due codini ai lati, raccolti in un fermaglio che sembra un po' un fiore. Ha un vestito da sera, è come se cadesse a gonna e poi risalisse ai lati. Ha un seno molto prosperoso. In mano ha un ombrellino molto lungo e sottile. È molto elegante. L'espressione è un po' tipo spaesata. Ha una frangetta divisa ai due lati. Ragazzi, vi direi di interrompere. Prossimo imprevisto. Come la notte. Questa serie è principalmente incentrata sulla notte. Ora spegneremo le luci e dovrete disegnare quasi al buio. E in aggiunta porterete anche degli occhiali da sole. Questo è l'imprevisto meno cattivo che abbiamo mai fatto. Però anzi, sono quasi molto chillato con questa luce così. Mi fa quasi bene agli occhi. Sembri uno di quei motociclisti anni 70, quei chips. Boom, 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 boom. Avete un minuto e 10 secondi. Io forse ho fatto il disegno più brutto finora. Aspetta di vedere il mio. Stop. Riaccendiamo. Ah! 3, 2, 1. Carina. Sta tenendo questo ombrello in un modo bellissimo. Io avevo capito, dice è attillato e poi fa così. Non è attillato e poi fa così. Infatti mi sembrava troppo strano, però ho detto vabbè, è un anime. L'anime in questione è Shiki, un anime horror psicologico. Bello, e di che parla? Un paesino dove davvero non succede mai niente e la gente inizia a morire piano piano dopo che una famiglia di altolocati molto particolari si trasferisce vicino a loro. È molto bello. L'immagine originale è questa qui. Hai detto c'ha un seno ponderoso. È magrissima. Andiamo. Bene, Francesca. Più 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 più. Riccardo. Più 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 più. Prego con Francesca. Più 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 più. E Riccardo. Più 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 più. Quindi ho dato più o meno gli stessi punti. Riccardo mi piace di più il disegno in sé. Mi piace il fatto che l'ombrello sia effettivamente uguale alla posa che c'ha. E invece Francesca il vestito è estremamente più simile. Bene. Ultima manche. Ultima manche. Questo è un film anime molto vecchio, dell'85. Il personaggio non ha nome, o viene semplicemente chiamato come la bambina. In un mondo fatiscente e oscuro, una ragazzina si prende cura di un grande uovo e cerca cibo e bevande. Spaventata dal cupo mondo, ma determinata a salvare l'uovo che custodisce all'interno del suo vestito, scoprirà che cosa nasconde al suo interno. Separé, 3, 2, 1, via. È una bambina, molto pallida, ha un'espressione quasi un po' triste e ha lunghissimi capelli bianchi, molto fini e molto scompigliati. Ha una frangetta corta che si divide in tanti piccoli ciuffetti. Ha una sciarpa al collo, poi un vestito a righe. Sotto a questo vestito ha l'uovo che è coperto, lo tiene come se fosse incinta. Oh mamma. Pausina, quinto e ultimo imprevisto. Crack, crack. L'uovo in questione potrebbe schiudersi da un momento all'altro. Ma cosa ci sarà dentro? Ipotizzate e disegnate cosa uscirà dall'uovo. Avete 3 minuti aggiuntivi. Oh cavolo. Tre, due, uno, due. Secondo te c'è un drago? Sì, secondo te cosa c'è? Secondo me... Satana? Beh, no. Ha senso! È il feto di Satana. È tipo Binding of Isaac. Potete vedere la sagoma, l'illustrazione della bambina reale. È cavolo. E infatti se lo tiene... Ah, sotto il vestito! Sotto il vestito. Ok! Sì. Sembra veramente uno dei bambini vecchi di Akira. Visivamente è splendido il film. Sì, cavolo! Il nome dell'anime è Angel's Egg. Nome originale Tenshi no Tamago. Con qualcosa con il... ci può stare! No! Francesca. Più 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 più. Rick. Più 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 più. Invece con Francesca. Più 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 più. E Riccardo.
più. Secondo me avete reso entrambi il personaggio benissimo, nel senso che subito direi che è lei. Ho dato forse qualche puntino in più a Riccardo. Francesca c'ha il dettaglio della pancia, quindi dell'uovo in sé, che è perfetto. C'ha l'idea di come ha inserito l'imprevisto, che mi è piaciuto molto, come se lei stesse pensando a che cosa c'è dentro, molto bello. Quello che mi piace di più da Riccardo è uno che ha fatto tipo lo sfondo tutto cupo, che ho detto che è un mondo cupo, che l'ho aggiunto tipo all'ultimo secondo, l'ho visto, però l'ho apprezzato. L'espressione mi piace, e mi piace soprattutto l'imprevisto, come l'hai pensato, perché ti posso dire, non credo che c'entri tanto un demonietto, però la tematica religiosa è molto prominente in questo film, quindi ci sei andato più vicino, anche se il dettaglio della pancia era identico a quello di Francesca. Sembra che hai barato. Non è che per caso hai già visto l'anime installandoti NordVPN? Ma in quel caso vi consiglio di andare sul link in descrizione di questo video per usare il codice sconto FRAPNORD, che vi dà accesso a uno sconto sul pacchetto Cyber Security più un anti-malware gratuito. Link in descrizione. Quello di Fra, l'espressione che è un po' più triste, mentre quella di Rick è un po' più... spaurita. Spaurita, esatto. Mi sembra che come stile richiami di più quello di Rick. Quindi, i risultati... Oh! Ma per pochissimo? Ma stiamo scherzando? Finalmente! No, ma ho fatto così poco schifo? Evidentemente sì.